contro la criminalizzazione del movimento e di tutti i movimenti. Perché qui la manifestazione di oggi è per ricordare che adesso è toccato a Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, ma domani potrebbe toccare a tutti. Perché vedete, le accuse che hanno inventato, le accuse che mi hanno affibbiato, sono accuse che non stanno né in cielo né in terra e sono accuse assolutamente assurde. Sono accuse senza stracci di prova. Sono accuse campate assolutamente in aria. Noi crediamo veramente che questa montatura sia in realtà una prova generale per vedere se funziona Torino, se funziona con il notaio, allora può funzionare contro tutti quegli altri che protestano, protesteranno e hanno protestato contro le decisioni del governo, contro le decisioni che ci spacciano dall'Unione Europea, contro tutte queste fandonie. Ebbene, io credo che questa grande manifestazione, tranquilla, pacifica e colorata, nonostante lo ripeto, lo spiegamento di forze che chiaramente tende, veramente tende a alzare i toni. Scusate, fatelo passare. Veramente è un tentativo di intimidire. Guardate quanti poliziotti, quanti mezzi, cosa ci sono, i blindati, ci sono addirittura gli anfibi, non ho capito bene che cosa servono gli anfibi, ma evidentemente pensano che poi pioverà. Allora noi non ci facciamo spaventare da questo mostrare i muscoli. Noi avevamo detto che questa era una manifestazione pacifica. Avevamo detto tutta una serie di cose. Sono stati stravolti dal solito Duomo Pompidio, che oggi sul giornale La Bugiarda ha scritto delle cose semplicemente demenziali, pensando di darci lui i tempi, i modi e tornare. Signori, dietro lo striscione! Come vedete noi non ci fermiamo in piazza. In piazza 18 dicembre, noi non ci fermiamo qui davanti a Porta Sud. Noi siamo noi che decidiamo i tempi e i modi delle manifestazioni. Anche se oggi potremmo essere veramente molti di più, però guarda caso, hanno bloccato il primo sull'autostrada, hanno bloccato il treno che doveva arrivare a Torino. E quindi qui mancano migliaia di persone. Ma comunque siamo comunque in tanti e io non sono abituato a dare i numeri perché li vedo veramente, perché non c'è bisogno di dare i numeri, però noi siamo convinti che questo modo di procedere, questo modo di manifestare sia intanto un segnale a questo governo e a tutti i avessimo avuto la
tutti quanti, un solo popolo che eravamo tutti quanti, notavo che eravamo tutti quanti dalla stessa parte, noi oggi avremo il